Come ben sanno i frequentatori di fumetterie, Saldapress da parecchio tempo sta portando in Italia le storie cartacee dedicate ai brand cinematografici Aliens, Predator e Alien vs Predator. Ha provato anche a portare i comics dedicati a Terminator, ma il mensile ha purtroppo avuto vita breve. È proprio grazie a Saldapress che oggi possiamo mettere le mani sulle storie a fumetti dedicate al re dei mostri Godzilla. Nonostante sia visto come un brand principalmente cinematografico, Godzilla ha all'attivo partecipazioni in molti altri media, compresi appunto i comics. Un primo assaggio ai comics dedicati a Godzilla lo abbiamo avuto con Godzilla, la guerra dei 50 anni, sempre edito da Saldapress, del quale abbiamo parlato in un articolo sul nostro sito di Monster Movie, del quale lasciamo un link in descrizione. Il debutto del mensile è da definire veramente mostruoso. È stata data la possibilità di acquistare un Monster Pack contenente due edizioni del primo numero del mensile, una regular e una variant, un set di cartoline e un enorme poster. Nel primo numero abbiamo l'inizio di Giganti Gangster, storia rilasciata nel giugno 2011, sceneggiata da John Layman e illustrata da Alberto Ponticelli. L'idea, come intuibile dal titolo, è quella di fondere il tema monster con quello gangster, idea che a giudicare dai primi due capitoli letti è stata vincente. Ambientata principalmente a Tokyo e ai giorni nostri, la vicenda segue il protagonista Makoto Sato, un sergente investigativo alle prese con dei malavitosi della città giapponese. La narrazione viaggia tra tempo presente e flashbacks e sembra andare in una direzione che vedrà Sato essere un personaggio non totalmente positivo. La storia sembra ambientarsi durante l'era Showa, avendo una parte ambientata su Monster Island. Forse è qui l'unico piccolo errore che si può trovare. Vediamo infatti su Monster Island Ghidorah, quando il dragone a tre teste non è mai stato confinato sull'isola in nessuno dei film rilasciati. Nonostante questo piccolo difetto, però, i disegni di Ponticelli rendono giustizia ai kaiju, con splash pages che dimostrano la grandezza dei mostri in confronto all'ambiente intorno a loro. Oltre ovviamente a Godzilla, un altro kaiju sembra essere molto importante ai fini della trama, ovvero Mothra. C'è anche una piccola curiosità per quanto riguarda le piccole cosmos di Mothra. Viene anche usato per definirle il nome Elias, usato solitamente nella trilogia Rebirth of Mothra degli anni 90, nella quale la falena è protagonista principale e non c'è minima traccia di Godzilla. Ci sono grandi speranze per questa serie, è già stato annunciato che dopo il completamento di Giganti e Gangster verrà rilasciato Cataclisma, una storia post-apocalittica del 2014 che, a vedere da varie immagini online, promette veramente bene. Speriamo ovviamente di vedere anche le storie del Monsterverse pubblicate su questo mensile, riuscendo a portarlo avanti come quelli dedicati ad Aliens e Predator senza fargli fare la brutta fine che purtroppo ha avuto Terminator.